Lo stupore dell'incontro con Cristo genera la vera pace. Papa Francesco commenta così il Vangelo del giorno in un messaggio alla sua terra natale, la vicinanza verso le popolazioni colpite dall'alluvione. Viaggia a pieno regime la macchina della GMG, pronti specifici momenti per la visita di Papa Francesco e intanto si profila una giornata mondiale all'insegna dell'ecologia nel TG, la voce degli organizzatori. Prove di dialogo tra Bersani e Berlusconi, in primo piano i nomi per il Quirinale, sullo sfondo la questione del governo, o si trova l'accordo o si vota, dice Renzi, nessuna perdita di tempo, replica Napolitano. Lo Stato ci ha abbandonati a 4 anni dal terremoto in Abruzzo, nuova denuncia dei genitori dei ragazzi uccisi dal sisma, il nostro obiettivo, dicono, è ricordare i nostri figli e gli errori a causa dei quali sono morti. Prezzi della benzina gonfiati, le compagnie al centro di un'inchiesta delle Fiamme Gialle, ipotizzata truffa ai danni dei consumatori per rialzi ingiustificati dei costi rispetto all'andamento del prezzo del petrolio. Buonasera dal TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Conserviamo lo stupore che aiuta a vedere Dio e genera gioia e consolazione spirituale. Sono le parole e l'invito di Papa Francesco alla messa di questa mattina nella Casa Santa Marta. Ma per conoscere la giornata del Papa ci colleghiamo in diretta con Piazza San Pietro, dove per noi c'è Leonardo Possati. Stupore e attesa, vero Leonardo? Sì, la giornata di Papa Francesco è cominciata questa mattina alle 7, come tutti i giorni, con la messa a Casa Santa Marta, una messa alla quale hanno partecipato alcuni sacerdoti che vivono nella residenza con il Papa, nonché i dipendenti della tipografia vaticana. Al centro delle parole del Papa, lo stupore dell'incontro con Cristo. Che non va confuso lo stupore, ha detto Papa Francesco, con l'entusiasmo, la gioia che provano i tifosi di calcio quando la loro squadra vince, sono queste le parole del Papa, ma è una cosa ben più profonda, è una grazia grande, è la grazia che Dio ci dà nell'incontro con suo figlio Gesù Cristo. Allora ripercorriamo le parole dell'omelia del Papa e i momenti più importanti della messa di questa mattina nel servizio di Pierluigi Vito. Lo stupore è una grazia grande che Dio ci dà nell'incontro con Gesù Cristo, tale da renderci fuori di noi per la gioia. La riflessione del Pontefice nella Messa a Santa Marta prende spunto dalle letture del giovedì nell'ottava di Pasqua, che descrivono lo stupore della folla per la guarigione dello storpio operata da San Pietro in nome di Cristo e lo stupore dei discepoli di fronte all'apparizione di Gesù risorto. Usa una metafora sportiva, Francesco. Lo stupore non è mero entusiasmo, come quello dei tifosi quando vince la loro squadra, ma è una cosa più profonda, è fare l'esperienza interiore di incontrare Gesù vivo. E se anche la mente ci spinge a pensare che ciò non sia possibile, il Signore ci fa invece capire che è una bellissima realtà. Forse, ha proseguito il Santo Padre, è più comune l'esperienza contraria, credere che i fantasmi, le fantasie siano la realtà. Lì non c'è Dio, ma l'opera di malattie mentali o del diavolo. Dio è nella gioia tanto grande che non la si può credere. Questo stupore è l'inizio dello stato abituale del cristiano. Certo, ha osservato il Papa, non possiamo vivere sempre nello stupore. Questo è l'inizio. Dopo lo stupore c'è la consolazione spirituale di chi ha incontrato Gesù e alla fine, ultimo scalino, c'è la pace. Quella che un cristiano, anche nelle prove più dolorose, non perde, anche perché non è nostra, è del Signore. La vera pace non si vende né si compra, è un dono di Dio. Bisogna avere quindi il coraggio di pregare, Signore, dammi questa grazia della consolazione spirituale e della pace spirituale, che incomincia con lo stupore di gioia nell'incontro con Te. Per avere un'idea di questo di Papa Francesco, del suo carattere, dei suoi modi di fare, della spontaneità che lo, e della semplicità che lo contraddistinguono, ci sono due foto che dovreste vedere in questo momento. Una riguarda l'udienza di ieri, il Papa passando, poi salutando la folla dei fedeli venuta per sentire la sua catechesi, e a un certo punto ha visto che c'era una ragazzina con il gesso, seduta su una sedia a rotelle con un gesso, il Papa si è avvicinato a lei, ha preso il gesso, ha chiesto una penna e ha firmato, ha visto che il gesto era pieno di firme e di scritte, e ha firmato col suo nome Papa Francesco, lasciando tutti sbigottiti, anche perché la foto poi è stata fatta il giro del mondo nelle ultime 24 ore, lasciando appunto sbigottiti un po' tutti per, come dire, la semplicità di questo pontefice.
Altra foto che manifesta la sua semplicità è quella scattata questa mattina nella residenza Santa Marta, nella quale lo vedete, c'è il Papa seduto a un tavolo tondo con altri sacerdoti, altri quattro prelati che vivono lì nella casa e che fa colazione tranquillamente come se fosse uno di loro. Ecco, sono due immagini che resteranno molto probabilmente nella storia per, come dire, che fanno presente il DNA di semplicità, di affetto, di grandezza, potremmo dire, di questo Papa. E poi la giornata del Papa è proseguita dopo la messa, dopo la colazione, dopo la messa, pensando alla sua terra, all'Argentina colpita dalle grandi alluvioni delle ultime ore, decine le vittime, moltissimi gli sfollati, un telegramma al presidente dell'Argentina da parte del segretario del Cardinal Bertone a nome del Papa per manifestare la vicinanza e noi abbiamo ricostruito un po' quella situazione con Giorgio Schiavoni dell'Argentina, abbiamo sentito il corrispondente dell'ANSA in Argentina, sentiremo anche la sua testimonianza. Profondamente addolorato per le vittime delle alluvioni che hanno colpito l'Argentina, Papa Francesco invia tramite il segretario di Stato Bertone un messaggio di solidarietà al nuovo arcivescovo di Buenos Aires e alla sua comunità flagellata dal diluvio. Il Papa incoraggia le istituzioni civili ed ecclesiastiche, così come le persone di buona volontà, a portare con carità e spirito cristiano gli aiuti necessari. Si fa sempre più grave, infatti, il bilancio delle vittime della pioggia che ha investito la zona al confine con Buenos Aires, La Plata. 52 finora i morti e 20 gli scomparsi. Molte le polemiche sui soccorsi, partiti in grave ritardo. Qualche sciacallo c'è stato, e direi anche perché il tutto è partito molto tardi, è scattato molto tardi, anche per la coincidenza tragica, direi, con la Pasqua e con un lungo ponte che ha fatto l'Argentina. Le piogge hanno danneggiato proprio la zona dove la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, è nata e cresciuta, un'ora di macchina a nord della capitale. Tra l'altro, il quartiere dove vive la madre di Cristina Fernández de Kirchner, la presidente ieri sera si è recata alla Plata, praticamente nel suo quartiere, dove è nata, cresciuta e dove ha studiato. Poi il Papa oggi ha anche mandato un messaggio via Twitter nel quale ha scritto: non dobbiamo avere paura di amare Dio, e sono oltre 5 milioni, pensate, le persone che seguono il profilo di Papa Francesco nel web attraverso Twitter. E la vicinanza del Papa ai giovani, ai nuovi mezzi di comunicazione, ai giovani è data anche dalla prossima giornata mondiale della gioventù, quella di Rio, al quale il Papa ha detto che lui ci sarà, ha mandato un messaggio ai giovani che dice: guardo con gioia al prossimo luglio a Rio de Janeiro, vi do un appuntamento nella grande città del Brasile. È immancabile l'entusiasmo e la risposta dei giovani che si è fatta sentire già nei giorni scorsi, ma si farà sentire anche nei prossimi tempi, per questa adesione del Papa e questa vicinanza del Papa alle future generazioni. Allora vediamo insieme il servizio di Paolo Fucini. Intanto io da Piazza San Pietro vi saluto e ridò la linea allo studio centrale. Grazie. Guardo con gioia al prossimo luglio a Rio de Janeiro. Vi do appuntamento in quella grande città del Brasile. Preparatevi bene, soprattutto spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell'incontro sia un segno di fede per il mondo intero. Jorge Mario Bergoglio a Rio ci sarà, lo ha detto lui 10 giorni fa, il Papa che parla sempre di bellezza del creato ed importanza del custodirlo. Anche per questo la GMG di luglio prossimo, all'ombra del Corcovado, promette di avere un occhio di riguardo per l'ecologia. Proprio là, del resto, l'anno scorso si tenne il vertice cosiddetto Rio+20 sullo sviluppo sostenibile. Per dare un seguito ai solenni buoni propositi allora formulati, il Ministero Italiano dell'Ambiente e la Fondazione Vaticana Promotrice delle GMG preparano a Rio una giornata di manifestazioni, di incontri con scienziati, teologi, rappresentanti delle istituzioni e soprattutto i giovani arrivati là da tutto il mondo. Non è tanto un'occasione per diffondere idee, è un'occasione per far nascere idee. Del resto la GMG ha un'anima verde fin da quando a Denver nel 93 si pose il problema di non deturpare la bella riserva naturale che la ospitò, narra l'ormai lunga storia.
Questa è un'attenzione che non è che è nata da noi, gli stessi giovani che poi alla fine sono attenti a queste cose, è loro che ce lo suggeriscono. L'obiettivo ora è non lasciare neppure a Rio troppe tracce inquinanti del proprio passaggio, grazie ad infrastrutture e servizi a basse emissioni per fornire di tutto il necessario ai partecipanti. E intanto si prepara una fitta agenda di impegni per il Papa, forse una visita ad una favela ed altro ancora per una GMG più viva che mai. A luglio a Rio. Questa, Sara, è invece un'altra storia. Le ipotesi di reato sono di rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative e truffa. Nel mirino della Guardia di Finanza della Procura di Varese, 8 compagnie petrolifere in merito ai costi del carburante nel 2012. Particolari da Massimiliano Cocchi. Il prezzo della benzina in Italia è il più alto dei paesi dell'Unione Europea, anche perché dietro, in alcuni casi, ci sarebbero operazioni di rialzo e ribasso fraudolente, operazioni finanziarie che hanno poco a che fare con il valore dei prodotti petroliferi. È quanto emerge da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Varese, un'inchiesta che il procuratore capo Maurizio Grigo ha definito una sorta di tesi di laurea su come viene definito il prezzo della benzina. Tutto è cominciato un anno fa, dopo una serie di aumenti dei prezzi che il Codacons aveva ritenuto ingiustificati e aveva denunciato alle Fiamme Gialle. Nel mirino sono finite 8 grandi compagnie: Shell, Tamoil, Total, ERG, API, Eni, Esso e Kuwait. L'inchiesta, spiegano oggi i vertici della Guardia di Finanza, è stata estremamente complessa, ma la sostanza è che quando paghiamo un pieno, paghiamo anche il prezzo di operazioni finanziarie che hanno come scopo quello di mantenere alto il prezzo della benzina. Per dimostrare la forbice tra queste operazioni finanziarie e il mercato reale basta un dato: in 2 soli anni, dal 2008 al 2010, le transazioni finanziarie sul petrolio hanno raggiunto i 57 miliardi di dollari a fronte di 7 miliardi di prodotto effettivamente estratto. Le accuse formulate nei confronti delle 8 compagnie sono rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffa. Il GIP di Varese ha però inviato tutti gli atti dell'indagine alle procure di Roma e Milano, città dove hanno sede le compagnie sotto inchiesta. E calano i prezzi delle case, lo dice l'Istat, con una riduzione nel quarto trimestre del 2012 significativa. In particolare vengono colpite le case già esistenti rispetto a quelle nuove. Giuseppe Caporaso. La crisi economica morde ancora e lima i prezzi delle abitazioni lungo la penisola. Nel quarto trimestre del 2012 il valore delle abitazioni acquistate dalle famiglie è sceso dell'1,5% e rispetto all'anno precedente il calo raggiunge l'elevata percentuale del 4,6%. Si tratta del quinto segno negativo consecutivo a partire dalla fine del 2011, mentre il tonfo dei prezzi a fine dello scorso anno è quello più significativo di tutto il 2012. Lo sottolinea l'Istat. Un settore è quello immobiliare al centro della bufera. Difficoltà si riscontrano sia per le case già esistenti sul mercato che per quelle nuove, sempre meno acquirenti e prezzi che scendono anche per l'eccessiva tassazione, in primis l'IMU, che ha determinato di fatto una scarsa appetibilità sul mercato delle abitazioni. Le case già esistenti, dice l'Istat, mostrano diminuzioni di prezzo in modo più marcato dal quarto trimestre del 2011, mentre la situazione appare meno pesante per gli appartamenti nuovi, che vedono un rallentamento dei prezzi, ma non un vero e proprio crollo. Stiamo perdendo tempo, le parole di Matteo Renzi agitano il Partito Democratico e nel pomeriggio è arrivata anche la risposta del presidente napolitano. Sentiamo Augusto Cantelmi. Non credo stiamo perdendo tempo nel terzo giorno di lavoro per i saggi, anche se indirettamente il presidente della Repubblica Napolitano risponde all'invito del sindaco di Firenze al mondo politico di darsi una mossa, ma Renzi insiste: è passato troppo tempo dall'elezione alla formazione di un governo. Noi con il sistema politico che abbiamo non abbiamo ancora capito chi ha vinto e chi ha perso l'elezione. Allora, da sindaco di una città che è una città dove peraltro la situazione economica è migliore rispetto ad altri pezzi dell'Italia, dico: fate presto, facciano presto, le soluzioni tecniche, se si vuole, si trovano. Il sindaco di Firenze scuote anche il Partito Democratico, intesa con il PDL oppure voto, rilancia: noi siamo qua. La risposta di Bersani a conferma della linea del partito, anche se il leader del centro-sinistra inizia a guardare anche verso il PDL. Per tutta la giornata è corsa la voce di un incontro tra Bersani e Berlusconi, un incontro di fatto fantasma, sufficiente tuttavia a scatenare le più variate ipotesi su luogo e orario, sul tema
problema invece nessun dubbio, un nome per il Quirinale. E a proposito di Colle, il presidente della BCE, Draghi conferma di aver ricevuto una telefonata di Napolitano la scorsa settimana, ma nessun commento sul contenuto. Per Draghi invece la ripresa è ancora a rischio, mentre ricorda come la restituzione degli arretrati alle imprese potrebbe di fatto facilitare la crescita, motivo per cui insiste il pressing delle forze politiche sul governo affinché emani il decreto. Il Tribunale di Milano porta alla Consulta la legge 40 nell'interpretazione di un caso sollevato da una coppia. I togati milanesi ritengono che il divieto di fecondazione eterologa, vale a dire di fecondazione con seme diverso da quello del coniuge, condizioni la possibilità delle coppie sterili o infertili di potersi realizzare come famiglia. Un divieto ritenuto incostituzionale. Al nostro microfono il giurista Gambino, che chiarisce i reali termini della questione. Il tema del rinvio alla consulta del divieto di eterologa in parte è stato già affrontato con un'altra sentenza della Corte Costituzionale, che tuttavia aveva respinto la questione rinviando gli atti ai tribunali civili. Ora la questione è stata sollevata di nuovo in nome di una presunta vita, diritto alla vita familiare da parte delle coppie. È una concezione della vita familiare molto singolare, perché in realtà si introduce una terza figura genitoriale all'interno della coppia, che è appunto quella del donatore esterno. Il divieto di eterologa la nostra legge lo ha sanzionato in quanto minerebbe la famiglia, minerebbe anche i diritti del nascituro, perché non avrebbe soltanto due figure genitoriali, ma una terza che forse potrebbe rimanere anonima, forse no, ma comunque minerebbe la serenità familiare. Con l'accusa di aver effettuato fatture false e appropriazione indebita per circa 14 milioni di euro, è stato arrestato a Roma padre Franco De Caminada, consigliere delegato dell'IDI fino al dicembre del 2011. Con lui ai domiciliari due imprenditori, Domenico Temperini e Antonio Nicolella. Anche per loro le accuse sono di appropriazione indebita ed emissione di fatture false. 4 anni fa il terremoto che sconvolse L'Aquila, oggi la memoria delle vittime attraverso un libro. Alessio Verza. Sono tornato all'Aquila dopo il forte sisma che ha distrutto la città e nel 2012 mi sono laureato. Ho trovato subito lavoro, poi nel 2014 mi sono sposato e da 2 anni sono diventato papà di Nico. Questa è la storia che avrei desiderato per me, ma purtroppo quella notte io sono morto. Questo è uno dei tanti pensieri contenuti nel libro presentato oggi a Roma dall'Associazione Vittime Universitarie per non dimenticare il terremoto dell'Aquila, che ha provocato 308 vittime, tra questi 55 studenti, 1.500 feriti e 10 miliardi di euro di danni. Macerie dentro e fuori, nei ricordi, più che nei numeri, perché quel tragico giorno è più vivo che mai e alla vigilia del 4° anniversario del sisma il punto sulla situazione lo hanno fatto insieme i vertici del Consiglio Nazionale dei geologi e i genitori dei ragazzi caduti sotto le macerie, che chiedono con la stessa intensità di 4 anni fa di non essere dimenticati. Ci troviamo senza dei figli, i nostri figli hanno perso il futuro e vorremmo con questa nostra azione aiutare qualche studente di buona volontà che domani faccia qualcosa di buono. Ci siamo uniti, se possiamo dire, nel dolore, ci siamo un po'. Quando ci riunivamo facevamo delle riunioni, era un modo per ognuno mostrava il suo disagio e ci capivamo, cercavamo di capirci l'un con l'altro. È il momento di Antonio ed Arianna e il loro romanzo familiare. Noi ci vediamo domani, arrivederci.